Buonasera, oggi voglio raccontarvi una storia che è già stata narrata da tanti in questi anni, ma io non volevo rimanere l'unica stronza a non avervela raccontata. L'importante poi è che sia a tema, e poi si sa, le storie dell'orrore non hanno data di scadenza. È una sera come tante, mentre una giovane ragazza cammina per le strade di Seul, dopo una lunga e sfaticante giornata di studio. L'atmosfera è molto spettrale. Le foglie secche quasi sembrano cantare o gracchiare, mentre un silenzio quasi irreale circonda il quartiere di Bongentong, tranne per un pianto di neonato che si sente in lontananza da una finestra aperta. Mentre la giovane allunga il passo per arrivare a casa il più velocemente possibile, davanti a lei si estende una figura di donna, se così si può chiamare. Questa persona sembra non avere niente di umano. La sua camminata è strana, quasi scomposta, e le braccia e le gambe sembrano quasi formare degli angoli sotto gli abiti chiaramente estivi. La ragazza si ferma, in preda a un terrore che non sa spiegarsi, quando all'improvviso la donna la fissa e con una voce che nulla aveva di umano le fa un'unica domanda: «Dov'è la mia bambina?» La piccola si paralizza davanti a questa voce così spaventosa e, non sapendo che cosa fare, si ricorda del pianto di neonato che aveva sentito in precedenza venire da una finestra in lontananza. Così, in preda a un terrore atroce, indica la finestra da cui aveva sentito quel pianto e le dice con voce tremante: «La tua bambina è lì!» La donna le sorride, ma con un sorriso che non ha niente di felice. È soltanto spaventoso e quasi delirante. La donna, con la sua camminata scomposta e tutta felice, si dirige verso la direzione indicatale dalla ragazza, che si volta per potersene andare il più lontano possibile da lì. Vorrebbe soltanto trovarsi in un posto in cui ci siano persone, gente, vita, vitalità. La ragazza ha quasi attraversato la prima traversa, quando alle sue spalle sente un grido pieno di strazio e di malvagità che le dice: «Lei non è qui!» La piccola si volta, giusto il tempo per vederla arrivare su di sé, e poi il nulla. Si sveglia al pronto soccorso probabilmente molte ore dopo, dove i suoi genitori le raccontano che un uomo l'ha trovata priva di sensi in mezzo alla strada. La giovane sorvola sull'accaduto, raccontando che probabilmente ha perso i sensi a causa del troppo studio o dello stress degli esami, perché mai avrebbe potuto raccontare la verità di ciò che è accaduto quella notte, qualcosa che vorrebbe negare persino a se stessa. Questa era la storia del fantasma di Bongchandong. Si dice che nel 2007 una donna di 33 anni di nome Cho perse la vita cadendo giù da un palazzo. La povera donna, dopo un agguerrito e violento divorzio, perse la custodia della figlia e, avvinta dalla disperazione, decise di suicidarsi. Ma sono in tanti ancora negli anni a raccontare di aver visto lo spettro della donna girarsi per le strade del quartiere di Seul, nella vana ricerca della sua adorata bambina. Questo video di Halloween è dedicato alla mia adorata Lilletta Eli, una cara amica che vi invito a seguire qui su YouTube, che fa riassunti di ogni cosa in pochi minuti, a differenza mia, il cui suo video ormai di 5 anni fa mi ha spinta a voler raccontare anch'io questa storia per Halloween, perché nonostante comunque sia spaventosa, è anche avvolta dalla tristezza e dalla disperazione, quindi assolutamente a tema con questa giornata. Quindi grazie Lilletta, e grazie per avermi dato il permesso di utilizzare alcuni frame del tuo video. Ma nel frattempo, la vostra StarletsTube vi augura buon Halloween, che questa notte per voi sia carica di spaventi, di terrore e soprattutto anche di dolcetti, perché no?